Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellos, nuovo episodio della nostra partita con il Nepal in Europa Universalis 4. Ho verificato un po' di cose tra un episodio e l'altro e ho pensato un attimo a cosa fare. Allora, in questo momento secondo me conviene prendere questo, anche perché ora c'è una missione di cui vi voglio parlare e poi quando dovremo diventare i nuovi imperatori cinesi ci sarà un evento negativo che richiede di avere un tot di culture cinesi accettate. Quindi, per facilitarci la vita, prendiamo anche questo. Allora, parlavo di missioni, ce ne sono un bel po' interessanti. Il problema è che sono tutte missioni che potremo fare molto in là in avanti nel tempo. Queste due soprattutto, queste richiedono costruzioni che non possiamo ancora fa fare, serve tipo Tech 19, quindi non consideriamo, insomma, anche se ce n'è una qua interessante, questa, che ci dà permanent claim in un sacco di posti. Quindi prima di conquistare alcune zone magari vale la pena verificare un po' dove si trovano Central Doab e quelle robe lì, però per adesso fa niente. Invece sul lato questo qui ce n'è qualcuno interessante. Allora, la prima è molto semplice, dobbiamo avere due culture accettate, ora ne accettiamo subito una. Questo ci darà permanent claim su Delhi e tutta questa zona qua, Upper Doab. Poi una volta che abbiamo preso completamente la zona di Upper Doab, ci danno il 15% di morale per 20 anni, che dovremo utilizzare ovviamente o contro i Ming o contro i cinesi, cioè i giapponesi, indiani, ce l'ho fatta. Mentre poi quella dopo è molto semplice, dobbiamo avere i nobili felici. Quella dopo è una figata, perché praticamente cosa succede? Anzi, se abbiamo i nobili felici, cosa succede? Praticamente abbiamo queste qua, non me ne frega niente. Sì, questa qua è fortissima, ma la possiamo fare dopo. Comunque, questa qua ci dà permanent claim su Lahore, Sirind, Lower Doab, che sono Lahore, che è questo. Non è vero. Allora, Lahore che è questo, poi Sirind e Lower Doab. Upper Doab è questa invece. Poi ancora ci danno i permanent claim su Purvakhal, Birid, Gurab e Est Bengal. Quindi Purvarab che è questa. BR, come cacchio si chiama quella? Questo qua è Guar. E poi c'è East Bengal. Quindi sostanzialmente avremo permanent claim qui, qui, qui. Qui, questa qui. Qua nella missione precedente, qua e qua. Quindi avremo un sacco di permanent claim su tutto il corso del Gange. Di conseguenza voglio sfruttare questa cosa di sicuro. Allora iniziamo con prendere una cultura accettata che ci facilita la questione. Allora, la prima nella lista è la burmese, il motivo è molto semplice, una delle più grandi, e ha delle città fantastiche come per esempio appunto Ava. Di conseguenza la accettiamo. Questa cosa migliorerà anche la conversione e il core che stiamo facendo per esempio qua, che quindi vado ad annullare, così poi lo possiamo rifare con un costo ridotto, cioè con un costo ridotto, con un tempo di coraggio, tempo di coraggio. Avete capito cosa intendo ridotto? Perfetto, tempo in cui si fa il core. Questa qua ci dà permanent claim su Lower Doab, quindi siamo a posto. Possiamo conquistare Delhi quando e come vogliamo con uno sconto del 25%. Quindi siamo molto felici di tutto questo. Oggi cosa volevo fare oltre a questo? Volevo praticamente rivoluzionare tutto il paese e vedere di fare delle cose interessanti anche dal punto di vista politico. Allora, Fort Mantenimens adesso abbasso tutti i mantenimenti possibili, mandiamo questo qui via. Questo qua lo teniamo perché dobbiamo recuperare più gente possibile. Qua mettiamo tutti i forti così. E siamo arrivati a guadagnare 8 ducati. Devo guadagnare ovviamente molto di più. Quello che voglio fare è spostare la capitale qui. E così facciamo arrivare qua al colonialismo. Tra l'altro neanche su una provincia col mare, vai, chi se ne frega. E quindi dovremo costruire di sicuro qua un forte. Cioè, attualmente c'è il forte alleato di Pegu vicino, ma non è il nostro forte e non si sa mai cosa possa accadere. Allora, a livello di guerre, e poi parliamo a livello economico, ci sono due guerre che voglio fare. Una è contro Dai Viet, con il quale possiamo avere Panta dalla nostra, Dang, e ora vi faccio vedere perché potremo avere sempre Dang dalla nostra, potete immaginare il motivo. E invece questa qua purtroppo non entra perché ha il debito. Io penso che glielo pagherò.
perché questa guerra la voglio fare. Bengala sarà non co-belligerante e a Bengala toglierò semplicemente tutte le sue alleanze. Ho visto che non si vuole tanto bene con Ming, con il quale ora potremmo anche sposarci. E vi spiego perché mi sposerò con Ming adesso. Comunque, sono stato tipo mezz'ora a vedere tutte le cose, eventi anche sulla wiki, quindi ne avrò un po' da parlare, mi spiace. E ho fatto un attimo di conti, visto che non è co-belligerante praticamente, essendo che qua sono tutti musulmani e essendo io già in questa situazione qui, con l'aggressive expansion leggermente altina, penso che sia il caso di non far incazzare anche i musulmani. Quello che voglio fare dal punto di vista aggressive expansion è eliminare completamente questa religione qua, che è così una in meno, e poi questa qui. Quindi un gruppo induista che non dovrebbe dare troppo fastidio a questi che sono lontani. Poi ci dovremo fermare un secondo. Comunque la guerra Bengal rompiamo queste alleanze. La guerra Delhi, idem, la farò anche lei attraverso un suo alleato, quindi non co-belligerante. Voglio rompere tutte le sue alleanze anche qua. Allora, noi adesso abbiamo due scelte. Anzi, tre. Una non è una scelta perché è una cosa che facciamo di sicuro. Ovvero lui si vuole alleare, quindi facciamo che lo proclamiamo garantì e il prossimo mese ci alleiamo con lui, perfetto. Allora, abbiamo due possibilità. Una è quella di sposarsi con i Timuridi e probabilmente allearsi con loro. L'altra è sposarsi con i Ming. Allora, di sicuro sposarsi con i Ming di per sé non serve a niente, ma io non ho mai giocato da tributario, né ho avuto tributari e quando si arriva intorno al 50%, visto che c'è la possibilità di liberarsi da soli, cioè senza che io voglio farlo, anche se io voglio restare tributario su tutta la vita, il gioco mi butta fuori, perché sennò è troppo semplice, è come giocare con un alleato difensivo sempre. Per evitare questa cosa, cioè mia, di salire sopra il 50%, dovremmo restare deboli, o perlomeno non crescere troppo di potenza. Di conseguenza, non mi posso alleare con i Timuridi, anzi, devo cercare di tenere questo numero più basso possibile. Per farlo, visto che non posso non crescere, devo tenere le relazioni più alte possibili. E quindi Opinion of Ming, che adesso li vedete in rosso perché teoricamente uno si vuole liberare, ma noi stiamo giocando al contrario. Dobbiamo far salire quello lì il più potentemente possibile e avere l'esercito che non sale molto. Quindi dobbiamo sposarci con loro e stare schisci fin tanto che non abbiamo finito di eliminare tutti i suoi tributari, sostanzialmente. E siamo sicuri di non essere più attaccati da questi. Una volta che Ming ci droppa, ci alleiamo con i Timuridi immediatamente. Quindi terrei le relazioni con i Timuridi sempre buone, ma attualmente mi allierei con i Ming. Ming che hanno praticamente tutti quanti come tributari, quindi non posso più attaccare nessuno se non sono più un loro tributario. Questi qua non hanno nessuna relazione con nessuno, quindi verranno spazzati via dalla storia. Perfetto, mi piace. Quindi niente, dai, ci sposiamo con loro. Questa decisione qua è interessante, ma la facciamo quando avrò spostato la capitale, perché ci abbassa le tasse a Tirutto. E fin qua non è un problema. Cioè, è un problema. Quindi nella nuova capitale tenterò di avere queste qua un attimino più basse e avremo anche uno sconto sul creare il core, creare i core. Non con quella decisione, con l'evento che scaturisce immediatamente dopo. Voglio sistemare oggi anche questi. Adesso ne possiamo fare, ho sbagliato qua, ne possiamo fare ancora due, quindi per adesso ne sbatto dentro due a caso e poi dopo dovremo mettere la capitale che attualmente non è un mio core. Pazienza. Cos'è che ho disponibile? Carenni, mettiamo Carenni giusto per... e buona. Buona, buona, buona. Qua ti mettiamo questo, tu hai questo e vieni qui. E siamo a cavallo. Allora, quello che voglio fare poi con tutti i soldi del mondo è qua posso far questo? Sì. Allora ci prendiamo un po' di corruzione. Poi portiamo questi qua a 2, cioè a 60, cioè gli devo dare 2, ce la posso fare. Dov'è che posso darvi il 2%? Ora quanto siete? 58 preciso, quindi è il 2% preciso. Perfetto.
Allora, potrei pagare il debito loro, ma prima di pagare il debito loro voglio costruire di sicuro dei, tem dei, dei tempi, dei forti. Uno qui, una lasa, uno qui. Mi servono più soldi. Prendo i debiti perché devo farlo subito, cioè non voglio più aspettare. Quindi abbiamo un forte qui, un forte qui. Servirebbe uno qua, ma diciamo che per adesso pazienza. Quindi qua siamo bloccati, da qua possono passare da nessuna parte perché questa provincia blocca comunque ogni cosa. Perfetto. Poi questa qua blocca di sicuro qua. Questa zona qui quindi è sempre salva, diciamo. Con questo blocchiamo qui un bel po' di roba. Ok. Con l'ASA abbiamo questa zona qua sovrapposta tra due forti, ma va bene lo stesso perché l'ASA mi blocca tutti questi qua attorno e in più in confine con una Westlands, questa qua. Da questa parte ci sei tu che confini con una provincia che confina con una Westlands. Questa qua è una Westlands anche lei, quindi devono fare il giro per superarti. Ne servirebbe uno qui, essere sincero, ma quello di Ava per adesso ce lo facciamo andare bene. Ne devo fare uno a Prome quando sposterò la capitale. Va bene. Come forti direi che ci siamo. Adesso devo ripagare i debiti. Ne ho 4. Penso che possiamo togliere la pausa. Più di così non posso migliorare la mia economia in questo momento. Quindi sì, direi di sì, siamo a posto. Questo quanto me la fa salire l'anno? 35, pazienza. E basta. Qua dobbiamo convertire e poi fare il core. Via. Quindi mi sposo con te, caro mio. Perché voglio che anche le mie relazioni con te salgano. Questo qua dovrebbe essere sceso a 41, ottimo. Così restiamo tuoi tributari per più tempo possibile. Ora aspettiamo che i forti siano costruiti, poi pago il debito alla Yattura. Se riesco pago anche i miei. E poi andiamo avanti. Allora, tu cosa stai facendo? Perché stai invadendo il mio territorio? Boh. Miglioro le relazioni con i Timuridi. Vedete, con loro mi potrei sposare, ma attualmente non ne vale la pena. Questo è variato di 0,4, va bene. Diciamo a lui di essere così. Perfetto. Niente, secondo me vale la pena aspettare basta in questo momento. Allora, attualmente io ho i mercanti qua che stanno facendo questo. Potrei voler far questo, no, però va bene così. Quasi quasi. Quando sposterò la capitale da qua, ti vorrò. Insieme purtroppo non si può. Qua non posso mandare il mercante io. Scusate qua. Ma c'è il mercante Ming? No, c'è dei Viet, Oirat, Catona, non me ne frega niente. No, perché vorrei mettere il mercante da qualche parte per migliorare le relazioni. Qua non c'è il mercante Ming, ma ce n'è solo un bel po'. Per abbassare l'aggressive expansion più che altro. Ora abbiamo un bel po' di rivolte. Va bene così. Devi fare improve relation, Ming, mi devi tenere a bada. È strano, stiamo giocando dalla parte sbagliata della barricata, diciamo. Recall, convertito. Qua dobbiamo arrivare a 160. Dobbiamo tenere da parte più soldi possibili adesso. Per farlo mi servono punti amministrativi. Cioè, più punti amministrativi ho, più soldi farò. Perfetto. 700.
Con chi miglioro le relazioni adesso? Facciamo un insulto a Deli. Ce l'ho già l'insulto? Allora, miglioro le relazioni con tutti quelli che mi interessano. Perfetto. 44 punti. Purtroppo non è sufficiente. Un debito ripagato. Almeno non ho l'aggressiva l'inflation, l'inflazione che sale a manetta. Poi dobbiamo arrivare a 70. Sì, ti do tutti quello che vuoi. Ah, vediamo se c'è qualcosa che mi dà soldi. 76, T-Root, 13. Qua posso già iniziare a costruirle? Figo. Qualcuno di queste di sicuro vale soldi. Perché questa non me la porta in cima? Allora, vediamo un po'. Dov'è che mi conviene aggressive expansion? Cioè, questi qua li voglio attaccare immediatamente, quindi forse Kelmer. Giusto per non averlo troppo sulla coscienza. Ming. Abbiamo 80 di aggressive expansion con i Ming. Tra l'altro, se smettiamo di essere un loro tributario, ci ammazzano. Cioè, proprio dicono: ehi, avete fatto un po' troppo casino qui. Idem il nostro alleato. Perché in realtà mi sono alleato con quelli che ho iniziato ad ammazzare. Che è una strategia in realtà che ci sta di brutto, eh. Tieniamo le relazioni sempre al top. Ok, vediamo un po' come siamo messi qui. 42, devo stare attento. Torno a casa. Chi è che si ribella? Mog Mau. Mog Mau, Mog Mau, Mog Mau. C'è una cosa? Vieni qua. Ok. Questo lo tolgo. Mettiamo dentro questo. E facciamo così. Non posso alzarli. È in guerra con tutti gli alleati di Deli, ma non con Deli. Interessante. Afghanistan, Malwa, cioè con alcuni degli alleati di Deli. Dai che va bene così. Io convertirei questo. Una volta che riusciamo a convertire le robe, noi andiamo davvero forti. 30 punti. Ok, vediamo se c'è qualche cosa che devo fare il core. Allora, di sicuro queste due ci voglio fare il core. Questa ce lo sto facendo. Qua voglio fare il core. Qua sì, questa zona qua no, Tungstang. Niente core. Qui niente core, qui niente core. Qua direi che togliamo il core.
Qua direi che togliamo il corpo, perché tanto è una zona abbastanza schifus. Vacca, vacca, c'è sale a un certo punto. Il sale non fa schifo come il resto. Però, insomma. Quindi è ancora libero. A parte che avrei potuto farlo di sicuro più avanti, vabbè. Come va le rivolte? 7-7. Mongyang sono questi adesso. Tra l'altro questa qua secondo me convertita va via, perché meno 6, poi l'intolleranza che in realtà è bassissima se ne va via. Religious Unity che si abbassa sempre. Il debito sta scendendo. Ok, speriamo di far salire di fianco ad Ava. Ok, apri forte. Così se vincono non succede niente, ma non dovrebbero vincere. Mau Mau, poi questo. Ottimo. Bene. Questo pagalo subito. Questo lo paghiamo subito. Paga subito anche questo, appena possibile. Non abbiamo perso tanto. Vieni qui. E la conversione l'ha pure fatta, ottimo. Io vorrei convertissero quelle due lì, ma assieme. Ma possiamo farglielo fare adesso. Perfetto, così escono i ribelli e li combattiamo. Tanto sono già al 90%. Ok. Dai che c'è una guerra interessante. Bengala è già occupato contro Vajanagar. Quindi le cose si fanno davvero interessanti. Questo qua mettiamo ancora in mothball. Vorrei fare un forte qui. Ma per adesso viene così. Military power. Ok, l'episodio è finito. Abbiamo fatto un po' di gestione, ma era necessario farla. Adesso stiamo migliorando un bel po' la nostra economia, perché pian pianino buttiamo dentro più core possibili. Per esempio questo qua è da mettere core subito. Questo qua è da mettere core subito appena possiamo. Questi qua attorno ad Ava. Qua devo fare tutti i core. Anche questa zona qua dovrà essere un core completo. Questa qua pure. Così va bene, non so se terrò questo come core completo, questo qua vediamo perché è decisamente presto, quindi non lo so ancora, questo qua non ha ancora finito di fare il core normale, sì, anche Ava ci metterà ancora un sacco di tempo, però va bene così, penso che dovremmo prendere qualche debito in più per ripagare quello di Ayatura. E a quel punto possiamo attaccare Dai Viet. Ci prendiamo quello che vogliamo da Dai Viet, ma più che altro è un modo per attaccare appunto Bengal. E tra l'altro adesso Bengal è occupato. Delhi che sta a fa? Delhi non fa niente. Quindi vediamo un po' che cosa succede. Tu hai addirittura il cuoricino. Vedete, l'alleanza con i Timuridi è praticamente scritta. Però se mi alleo con i Timuridi per di non... diventiamo troppo forti e sostanzialmente Ming dice che non ci vuole più come tributario perché ci teme o qualcosa del genere. Che non è proprio positiva come cosa, quindi credo sia necessario
stare attenti a questo punto. Però nel prossimo episodio vediamo di gestire tutto. Quindi ci salutiamo qua e ci vediamo sotto nei commenti, ragazzi. GG a tutti.